cominciamo con un'azione del Napoli, il secondo tempo, quando la partita è diventata più vivace e forse si avviava a conclusione. Vinazzani, un bel tiro, parata di Zoff e conseguente tentativo di ripresa del Napoli, ma ormai l'occasione splendida è stata sfruttata. Toccherà dopo qualche momento alla Juventus di tentare qualche carta e lo farà con due cross di Bettega e di Cabrini, anzi nell'ordine di Cabrini e di Bettega. Qui siamo ancora sotto la porta della Juventus. Adesso si è capovolto il fronte, la Juventus batte questa punizione e vedremo quindi qualcuna di quelle azioni che avrebbero potuto dare forse alla Juventus qualche vantaggio in più in questa partita, che è venuta qui, diciamo la verità, ecco, c'è stata una bella testa con una traversa di Bettega, ma è venuta qui, diciamo, abbiamo tutta l'impressione, la Juventus soltanto per cogliere uno 0-0. E qui c'è l'azione di Filippi che si è fatto parare il tiro dalle gambe di Zoff. Eravamo allo scadere del secondo tempo e allo scadere del secondo tempo Pellegrini ha mancato un'altra bella occasione per il Napoli, scivolando sulla palla ormai.